Villa Baratov, un magnifico luogo, una magnifica residenza immersa nel verde delle colline pesarese, un luogo che dal 1940 è la casa dei missionari comboniani sul territorio pesarese. Un luogo che però i missionari comboniani stanno per lasciare. A giorni si completerà il trasloco verso Fano, verso il centro pastorale diocesano di Via Roma. Un cambio dei tempi, una missione che si adegua alla realtà attuale con numeri ridotti. Sono rimasti solo 3 missionari italiani in questo luogo, ma è una missione che continua, ma si ricalibra in diversa maniera. Siamo in un momento importante. Da alcuni anni già pensavamo a una soluzione diversa, perché ce lo chiede la missione, la realtà e il tempo. Qui abbiamo fatto la storia dal 40, un seminario e poi un centro di formazione di spiritualità missionaria. Adesso abbiamo deciso di lasciare la struttura, non vendiamo, ma la lasciamo a un gruppo che possa usarlo per i giovani, per un lavoro con i giovani, con l'arte e la vita e il sociale, preparare i giovani a dei temi che sono cari a noi missionari. Questo perché noi non ne abbiamo più bisogno. È bella, è un posto magnifico, è funzionale, però adesso è arrivato il momento di fare questo salto e questo cambio. Quindi di lasciare la struttura, non vendere, dare incomodato, e continuare qui e nei dintorni il nostro servizio missionario, come abbiamo sempre fatto nelle diocesi di Pesaro, di Fano, di Urbino, Rimini, continuare in un altro modo. Un momento dunque di congedo, di saluto che verrà celebrato questo weekend con 2 serate. Venerdì 8 luglio, una serata brasiliana, un luogo, quello del Brasile, strettamente correlato alle missioni comboniane. Un momento di saluto in musica con appunto le sonorità del popolo brasiliano. E poi sabato sera la Santa Messa alla presenza dell'Arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci. Santa Messa alle ore 20:30. 2 appuntamenti per salutare Villa Baratov, ma per confermare la prosecuzione della missione comboniana comunque sul territorio. I missionari comboniani, il loro scopo principale è l'evangelizzazione, soprattutto nei luoghi dove manca la presenza del Vangelo, una chiesa e una presenza missionaria. Allora noi siamo per uscire, per andare, ma la missione oggi non è più geografica, e in ogni luogo, quindi anche Italia terra di missione, e questo vuol dire andare in quei luoghi per portare il Vangelo e per aiutare la gente in un cammino più vicino al Vangelo, più attenti ai poveri, agli ultimi, qui e in tutto il mondo. Quindi noi siamo chiamati a sensibilizzare i cristiani, la Chiesa e il territorio a guardare il mondo, ad aprire la finestra, la porta al mondo, aprire le nostre porte e le finestre per l'accoglienza, per creare un mondo più giusto e più fraterno.